porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. A 2 mesi e mezzo circa dalla sua esclusione dalla giunta Barbieri Bis, quali sono i suoi rapporti attuali con l'amministrazione locale vogherese? Beh, guarda, io devo dire che comunque con tutti i politici di Voghera e non solo ha sempre avuto un buon rapporto, quando il rapporto si tratta in un rapporto di dialogo e costruttivo su qualcosa di concreto. Sono sereno, sono felice perché comunque in questo anno abbiamo dato modo di avviare alcuni progetti che mi auguro che possano continuare anche con questo mandato. Sereno, io sono ritornato in Caritas proprio anche perché insomma è stato più volte chiesto e perciò la mia presenza nel mondo del sociale ci sarà e continuerà sicuramente. Ha ricevuto molto supporto anche da alcuni altri candidati come Aquilini, come Ghezzi per esempio, non le è mai passato per la testa di ricandidarsi magari nelle liste del PD in futuro per esempio? Beh, io direi che per il momento quello che mi interessa è riuscire a sviluppare di questi tipi di progetti e ho tralasciato e trascurato un po' anche la mia famiglia, perciò di conseguenza insomma con i miei 3 bimbi riuscire un po' a dedicare più tempo a loro. In futuro la politica si fa tutti i giorni, insomma, e la faccio tutti i giorni, la politica seria, la politica a favore dei cittadini e soprattutto ascoltando le esigenze della persona. Non mi serve essere assessore o dentro la politica per poter fare le cose.